I manicomi chiudono. I malati di mente devono essere trattati come tutti gli altri malati e non come dei reclusi. Questo è il senso della riforma che pone il nostro paese all'avanguardia nel trattamento delle malattie psichiche. La nuova legge, in vigore dal 17 maggio, si propone di reinserire i disturbati mentali nella società, nell'ambiente in cui vivono, e di conseguenza l'assistenza sanitaria deve essere prestata attraverso ambulatori e dalle stesse famiglie dei pazienti. Il ricovero è di norma volontario. Quando si rende necessario, i malati di mente devono essere ricoverati negli ospedali comuni. Si tratta senza dubbio di una riforma difficile. Per organizzare il nuovo servizio, la legge ha concesso alle giunte regionali 60 giorni di tempo, termine che scadrà il 17 luglio. Ma in molte regioni la riforma è già operante. A Roma, per esempio, la sua attuazione passa attraverso i centri di igiene mentale, in collaborazione con 4 ospedali generali, che sono stati prescelti per il ricovero dei malati di mente, i quali per legge non possono essere isolati in reparti speciali. Di conseguenza si è creata una situazione molto difficile. Malati di mente e malati comuni si sono trovati a vivere nello stesso ambiente. Ci siamo recati in uno dei 4 ospedali, il Forlanini, a verificare quanto sta accadendo. Il 31 maggio improvvisamente ci sono cominciati a arrivare questi disturbati psichici che erano stati respinti da altri ospedali. E naturalmente ci siamo trovati un po' disarmati di fronte a questa nuova esigenza, perché noi non siamo specialisti ovviamente in malattie nervose e mentali. E quindi vi siete regolati? Cioè il primo giorno? Abbiamo chiesto ausilio immediatamente all'ospedale psichiatrico secondo, e al quale molto gentilmente ci ha mandato una dottoressa, la dottoressa Barraso, la quale è venuta spontaneamente a darci una mano, a farci l'assistenza psichiatrica. Siamo stati soli, sia il personale medico che il personale paramedico abbiamo dovuto fronteggiare. Cioè anche gli infermieri non erano preparati per questo tipo di malato. Ed è questo che in un certo senso ci ha un po' colpito, insomma, perché è una legge che sì, decisamente bisogna inchinarsi o prendere atto di questa, però noi pensiamo questo, che quando si vara una legge, la legge a un certo momento deve anche essere varata nel momento in cui le strutture sono pronte. Non eravamo preparati e il paziente psichiatrico o disturbato psichico che è ipersensibile ha sentito questa nostra ostilità e quindi sentendo questa nostra ostilità ha reagito con altrettanta ostilità. Per cui si può dire che abbiamo sbagliato forse noi perché non eravamo preparati, ma da quel giorno abbiamo usato un altro sistema, cioè il sistema di trattare questo paziente come gli altri, sia con gli elogi per la terapia che faceva sia con i rimbrotti. Io personalmente ho preso una di queste pazienti, gli ho detto il fatto suo e da quel giorno non abbiamo avuto nessuna aggressione, nessuna rivolta al medico, anzi io posso dire personalmente ho avuto un omaggio floreale da una paziente. Noi ci dimentichiamo forse che qua vengono ricoverati ammalati polmonari molto gravi, specialmente d'inverno, gente che sta sotto ossigeno, flebo eccetera. Questi ammalati rischiano veramente, a mio giudizio, perché noi non siamo in grado di controllarli, proprio per carenza di personale. A meno che noi ci avessimo un infermiere per ogni disturbato mentale, non possiamo controllarli. Un disturbato mentale può tranquillamente accendere un cerino vicino a una bombola, può staccare l'ossigeno al malato, e questi sono veramente coloro che rischiano, perché io faccio il medico e assumo le mie responsabilità. Però l'ammalato pneumologico è grave. Io francamente dico questo, mio padre, se fosse veramente gravemente ammalato dei polmoni, non so se lo ricovererei in un posto così. Posso dire che ho fatto 4 notti qui alla citazione insieme a un generico appena entrato. Praticamente non c'è stata, diciamo, quella pericolosità di fatto che potrebbero anche ricevere altra gente. Però possiamo dire questo, bisogna stare sempre con l'orecchio attento, che questo può sempre avvenire in qualsiasi momento. Cioè la pericolosità del lavoro va diciamo elencata sotto un profilo carenza di personale e strutture necessarie per poterli diciamo accudire e dargli l'assistenza secondo le normative che di legge. Cos'è questo? Questo è un campanello diciamo riguardante la chiamata delle stanze dei dirigenti. Automaticamente il discorso sempre che sta succedendo? Nulla di particolare, una paziente ha chiesto che ha bisogno di infermieri, l'infermiere è andato a... siccome in questo momento suonava, sono andato a vedere, nulla di particolare, nulla di allarmante, non stiamo morendo, non stiamo in guerra.
No, finisce il mattino. Devo finire. All'ordine del giorno. Perché lo dice, non volesse porre? Ecco perché il marito gli ha menato. Cioè, che sta succedendo? Niente, c'era una malata che voleva imporre la sua volontà all'altra malata, cioè voleva che se svegliava per forza e diceva tu alzati e vieni con me. Mo io mi trovavo in corsia, camminavo e l'ho soccorsa. Ho visto che questa scaricava proprio il letto e la tirava, proprio l'aveva presa così, la tirava per forza. Siccome è una donna robustissima, non gliel'ha fatta. Ma ci trovava a passare io e ho detto lascia stare. Ma questi sono episodi che capitano tutti i giorni, insomma, non è, cioè, in tutti i momenti capitano. Ma d'altronde è logico. Cosa si sta facendo a Roma per migliorare la situazione in questi primi momenti? Ma ecco, io penso assieme a tutti i collaboratori e assieme al gruppo di operatori che ha cercato di portare avanti per anni una battaglia per superare la vecchia legge, la vecchia segregazione del malato mentale, insomma, io penso che sia senz'altro una legge che ci porta dei progressi notevoli. E dire che è affrettata in parte può essere anche giustificato, ma dobbiamo anche pensare che se si attende una situazione perfetta non si arriva mai. Direi che questa legge, ecco, che pure ha degli elementi che sono immediatamente realizzabili e che già cominciano a dare i loro effetti, è una legge che è in qualche modo una frustata, è stimolante, voglio dire, insomma, ecco, affretta molti processi che già erano programmati. Bene, però sul piano pratico, ci sono situazioni abbastanza caotiche negli ospedali romani in questi giorni. È vero, gli ospedali romani da anni sono in crisi gravissima, anche prima di ricevere il paziente con disturbi mentali, e questo quindi è stato un impatto particolarmente difficile. Però ciò non toglie, ed io appunto lavoro nell'ospedale di San Giovanni, che è tra gli ospedali che hanno maggiori difficoltà a Roma, e quindi ci rendiamo conto che con gli operatori dell'ospedale si vanno creando di giorno in giorno degli elementi di collaborazione che anche sul piano culturale sono estremamente importanti. Ecco, noi andiamo verso una medicina che sia preventiva prima di tutto, quindi medicina sul territorio e così via, ma che nell'ambito dell'ospedale tenga conto della persona umana totale, che è mente e corpo, e quindi tra noi psichiatri e i colleghi medici e paramedici, insomma, che curano il corpo, si crea una collaborazione che io credo porterà dei frutti al più presto. Se dal punto di vista organizzativo la riforma è giunta all'improvviso, alcune esperienze erano già state fatte. La clinica psichiatrica di Verona pratica da tempo nuovi metodi di cura per le malattie mentali. Il principio di base della nuova legislazione che si collega alla riforma sanitaria ancora da venire è che la malattia mentale deve venire curata il più possibile senza ricorrere al ricovero, perché è un disturbo che si sviluppa in un certo ambiente e che deve essere risolto nel contesto ambientale, pur accettando il principio che in alcune situazioni, in alcuni momenti, il ricovero possa essere utile o necessario. Cioè, il riferimento dovrebbe essere alle ULS, alle unità locali dei servizi sociosanitari? La base operativa dovrebbe essere costituita da queste equipe psichiatriche che lavorano nel territorio inserendosi nelle unità sanitarie locali o nei consorti. Il movimento per l'abolizione dei manicomi comincia ad affermarsi in Italia verso la fine degli anni 60. Nascono le prime comunità terapeutiche in ospedali aperti. Alcuni anni dopo viene preso in esame un primo progetto di riforma psichiatrica in cui già si prevede la fine dell'isolamento manicomiale. Il professor Giancarlo Reda fu fra i consulenti di questo progetto che, malgrado il lungo lavoro compiuto dalla commissione scientifica, non vide la luce. Non vorrei considerarla un'utopia, la legge, nel suo spirito, nei suoi contenuti essenziali. Non è utopistica, si potrà applicarla. E si deve arrivare ad applicarla senza che succedano tutti i grossi disagi e guai drammatici che questa legge per ora ha provocato. Professore Mescoli, tutto questo mette forse in pace la nostra coscienza di cittadini, ma il malato di mente trae un beneficio da questa riforma? Per ora no.
Per ora no, e questo lo sanno tutti, si legge sui giornali tutto quello che è successo. Malati che girano con la Croce Rossa, con le autoambulanze, che non trovano collocazione. Quando la trovano, trovano una collocazione sbagliata, perché non è possibile. Intanto a Roma sono stati previsti, sono stati programmati e funzionano 15 letti in 4 ospedali, che è insufficiente. Non si devono creare, secondo la legge, reparti psichiatrici, ma solo servizi. Cosa significa questa parola servizi? Bene, non si capisce. Questi malati sono stati messi all'inizio in mezzo ad altri malati, non so, cardiopatici, tubercolotici, che non li accettano, sotto la responsabilità di chi non può prendersela questa responsabilità, perché un primario cardiologo, un primario medico generico non può assumersi la responsabilità di curare degli ammalati psichiatrici. L'errore, secondo me, di fare questi reparti di 15 letti solo per malati obbligatori, e qui facciamo un'altra discriminazione, una nuova discriminazione che abbiamo sempre tentato di evitare, cioè questi 15 letti dovrebbero servire solo per malati agitati, confusi, e quindi dei reparti veramente difficili da gestire. Per cui questo malato che noi cercavamo di, questo malato psichiatrico, anche quello acuto, che noi cercavamo di fare accettare, assorbire dalla società, viene di nuovo respinto in un modo violento. Secondo lei quale sarà il punto di arrivo? Cioè ci sarà un'evoluzione positiva di tutto questo o no? Le prospettive ci sono, bisogna affrettarsi a creare dei, se chiamiamoli servizi, se non la legge non li vuole chiamare reparti o divisioni, chiamiamo dei servizi psichiatrici che siano adatti al malato psichiatrico, il quale ha diritto di essere assistito, hanno diritti familiari di ricoverare i parenti, i congiunti, di ricoverare chi non può essere curato a casa, chi non si rende conto di aver bisogno di cure, in luoghi adatti, dove cioè ci siano degli psichiatri che siano preparati alla psichiatria e personale paramedico preparato all'assistenza psichiatrica. Il malato di mente viene curato in ospedale solo per il tempo strettamente necessario. Le altre strutture sanitarie dovranno prendersi cura di lui. Tuttavia, buona parte del peso ricadrà sulle famiglie dei malati e, in un certo senso, su ciascuno di noi. Perché questo è appunto l'aspetto più rivoluzionario della riforma. La chiusura dei manicomi impone che cambi la mentalità e l'atteggiamento di tutti nei confronti dei malati mentali. Quali sono allora le prospettive concrete? Lo abbiamo chiesto a uno dei protagonisti più decisi della lotta per l'abolizione dei manicomi. Noi abbiamo combattuto con la vecchia legge, questa vecchia legge è stata eliminata, e su questa legge pensiamo che possiamo fare una nuova battaglia, una nuova lotta. Questa è la partenza per una nuova lotta. Quali sono gli elementi positivi di questa legge? Ma direi l'elemento positivo è che è sancito per legge la fine dei manicomi. L'era manicomiale è finita. Questo è una parola, però bisogna che venga nei fatti. Questo avviene e è avvenuto nelle esperienze che hanno portato avanti questo discorso, no? Ma lei sa che i manicomi sono una realtà, il mondo, diciamo così, della violenza manicomiale esiste ed è tuttora valido, e noi dobbiamo lottare perché i manicomi vengono smantellati pietra su pietra. Quanto ci vorrà non lo so, perché non è certamente che una legge, come diceva lei, che in Italia sono delle leggi così planetari, sì, che risolvono tutto e poi non si possono applicare. E qui ci vuole l'impegno degli operatori, no? E l'impegno degli operatori ci vuole soltanto se gli operatori esprimono una volontà della base. E il problema è poi un altro, che è facile cadere in una visione assistenzialistica, no? Cioè di tecniche, le quali così devono risolvere il problema della sofferenza, non si risolvono con le tecniche, si risolve col problema di una situazione di prevenzione reale, no? E dico prevenzione come momento di aggregazione, di partecipazione della gente che soffre, delle persone che possono vedere un momento di aggregazione nella conservazione della propria salute e quindi di lotta alla malattia. Solo questa è la prevenzione. La prevenzione si fa quando c'è una partecipazione. E è la stessa questione della riforma sanitaria, diciamo, no? Si capisce che non ci siano soldi per la riforma sanitaria, perché se si pensa che ci siano tanti tecnici, per quanto siano necessari per far fronte ai bisogni, questi tecnici non ci sono, evidentemente, e le spese sono enormi. E allora bisogna trovare la maniera in cui la persona capisce cosa vuol dire vivere. Perché un ammalato non sa cosa vuol dire la malattia, ma
ma un sano non sa cosa vuol dire la salute. E allora il problema è che nessuno sa cosa vuol dire la vita. Ecco, su questa dicotomia fra salute e malattia si impermea tutta la contraddizione della nostra esistenza mancata, diciamo, no? E la gente deve riappropriarsi del significato di malattia e di salute. Tutto il resto, se sono parole, insomma, no? Che la legge è buona, che la legge non buona, che uno è più a sinistra e l'altro più a sinistra, e questa legge non ci riconosciamo, non riconosciamo. Questa legge, come ripeto, è una legge, possiamo dire che è anche cattiva, non importa. Questa legge è un punto di partenza dalla quale io penso che si possono fare delle cose. Che il tecnico è legittimato per non essere più un tecnico violento, ma un tecnico che può vedere dialetticamente la problematica della salute. Questo è, mi pare, il significato. C'è un altro paese europeo che ha affrontato prima di noi il problema dell'abolizione dei manicomi, la Gran Bretagna, che lo ha fatto ben 20 anni fa. È noto che nel 1959, qui in Inghilterra, è entrato in vigore l'ormai famoso Mental Act, cioè la legge che liberalizzava il sistema di cura e quindi in un certo senso aboliva la detenzione degli ammalati di mente. Si è parlato di una vera e propria rivoluzione. Come stanno le cose? Ce lo può dire? Well, this was the Act, the Mental Health Act of 1959, and it really is more of an administrative. La legge è il Mental Act del 1959. Si tratta in realtà più che di una rivoluzione, di un provvedimento amministrativo. Con essa si tentò di cambiare il sistema di cure agli ammalati di mente, facendole diventare volontarie da obbligatorie che erano. Si vollero accentuare i cambiamenti che già stavano accadendo, eliminando il vecchio metodo dell'internamento obbligatorio nei grandi manicomi, orientandosi verso un nuovo metodo, dando cioè ai malati la possibilità di ricorrere spontaneamente alle cure, usando gli ospedali psichiatrici come un mezzo. Si può dire che questa legge non fece che ufficializzare quanto stava già accadendo in pratica. Nell'applicare il Mental Act del 1959, quali difficoltà voi esperti di psichiatria avete incontrato nel vostro paese? Questa legge e anche altre decisioni che vennero prese in questo campo negli anni 60 portarono all'uscita dei pazienti dagli ospedali psichiatrici e al loro inserimento nella comunità. L'obiettivo era appunto di curare i malati di mente nell'ambito della comunità, all'interno di normali ospedali, in piccole unità psichiatriche. Insomma, si è cercato di eliminare quello che chiamerei manicomio e di trasferire i pazienti nella comunità. Naturalmente tutto questo funziona se nell'ambito della comunità degli ospedali generali esistono le attrezzature adatte. La verità è che purtroppo non c'erano i fondi, mancava il personale specializzato e le attrezzature non esistevano per affrontare nel modo più adatto la chiusura dei manicomi. Inoltre, la comunità non era preparata a ricevere nel proprio ambito un gran numero di ammalati psichiatrici. Quindi il cambiamento a causa di questi problemi si riduceva ad essere più di nome che di fatto. Da un asilo mentale il malato si ritrovava in una corsia separata di un ospedale generale, ma era sempre, in ultima analisi, relegato in quel ghetto che si era cercato di eliminare. Molti malati, durante i lunghi anni di internamento, avevano perduto le proprie abilità tecniche, lavorative, lo spirito sociale ed erano completamente incapaci di affrontare il ritorno a una vita normale in una comunità aperta. Molti si rifugiarono in ostelli, molti si inserirono nel mondo della piccola criminalità per finire poi in prigione. Altri divennero istituzionalizzati a casa invece che nei manicomi. Insomma, i problemi risalivano tutti alla stessa fonte: la mancanza di attrezzature adatte per la cura nell'ambito della comunità e la mancanza di personale specializzato. E poi, naturalmente, il paziente deve essere riabilitato alla vita sociale, deve imparare di nuovo a lavorare, e tutto ciò richiede l'impiego di terapisti, di infermiere specializzate, di altri medici. Quindi, come ribadisco, c'è bisogno di più personale, di più attrezzature, di più fondi. È un compito molto, molto difficile e anche molto costoso per la comunità prendersi cura dei malati di mente in modo civile. Il manicomio di Roma, 1200 ricoverati. Resterà in funzione, come tutti gli altri in Italia, finché non sarà dimesso l'ultimo malato.
le immagini che vedete sono state girate ieri. È per cancellare questa realtà che la legge ha decretato la fine del manicomio.